Il decreto elezioni, anche se a fatica, è passato e a quanto sembra il 20-21 di settembre si dovrebbe tornare al voto anche per le elezioni regionali. Dunque sarà un'estate di piena campagna elettorale con il presidente uscente Luca Zaia che si candiderà per il terzo mandato. Ma Zaia si può battere oppure è imbattibile? Ne parliamo tra poco. Lo sai che con gli incentivi del credito d'imposta risparmi fino al 40% sul tuo nuovo acquisto? Inoltre, permutando un usato con meno di 5.000 ore, realizzi l'intero importo del suo valore. Non solo, con la legge Sabatini avrai un finanziamento in 5 anni e un ulteriore contributo del 10% sul valore del tuo acquisto. Sono Alberto Bassan e vi aspetto nelle nostre sedi per una consulenza gratuita. Parlo anche contro gli interessi anche personali, perché di fatto io ho una proroga di 6 mesi, uno potrebbe dire bene. Però penso che non sia corretto nei confronti dei cittadini. I cittadini hanno un elemento solo: andare a votare. Voglio dire, dopo 10 anni, si hanno ancora tante idee da proporre ai cittadini? Io non credo, non le vedo. Dimmi, cosa volevi sapere? Bisogna votare quando sono ripristinate condizioni di serenità per tutti. Cioè, parte del Presidente che dobbiamo metterci la croce sopra, però in senso positivo. Non ho dubbi che Zaia appaia un gigante, anche perché viene sempre confrontato con un nano della regione di fianco. È alto come me, è circa 1,80 m. Credo che Luca Zaia le sue carte le abbia giocate e le abbia giocate senza alcun risultato. No, volevo dire che in diretta è nato il secondo Pulcino. Sulla tecnica comunicativa 10, nel merito invece un quarto d'ora per aggiornare sull'emergenza e 2 ore per attaccare il governo. Venite il giorno di Pasqua. Noi vogliamo l'autonomia e autonomia per noi è autonomia fiscale. Perché vi ricordo, non essendo autonomi, queste sono tutte ricadute della non autonomia. Il presidente attuale parte da un consenso molto forte, ma non direi impossibile, nel senso che come 3 mesi fa il mondo era molto diverso da oggi, tra 3 mesi potrebbe essere molto diverso da oggi ancora. Essere che sveglia tardi. Luca sta lavorando e continuerà a lavorare a luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, col mio pieno sostegno, e più è stimato lui e più sono contento io. Sua, tu chi sei? Perché la mascherina... Ciao, ehi, ciao, non te l'ho riconosciuto. La copertina di Sandro Marchiori, saluto gli ospiti, Elena Donazzan, Fratelli d'Italia e Assessore regionale al lavoro. Buonasera, buonasera direttore, Donazzan, buonasera a voi. Benvenuta. Grazie, Arturo Lorenzoni, Vice Sindaco di Padova, ma soprattutto questa sera in veste di candidato alla Presidenza della Regione per il centrosinistra. Buonasera Lorenzoni, benvenuto. Buonasera, buonasera, grazie. Saluto in collegamento Roberto Marcato, Assessore regionale alle attività produttive della Lega. Buonasera Marcato, ben ritrovato. Grazie per l'invito, buonasera. E saluto Giulia Principalli, scrittrice e autrice del libro Zaia l'influencer, una sorta di autobiografia non autorizzata, potremmo definirla così, no? Buonasera sì. Giulia, grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie per essere qui con noi. Allora, prima di andare avanti, questi sono i giorni della ripartenza, no? Anche la musica è ripartita. E un momento particolare c'è stato nei giorni scorsi a Castelfranco Veneto. Non senza emozione il maestro Diego Basso ha diretto l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana con Roby Facchinetti, lo ricordate, insomma, dei Pooh, che ha cantato Rinascerò, Rinascerai, la canzone dedicata a Bergamo. Facchinetti è un bergamasco e ha abita a 50 metri da dove si erano viste passare le bare sui camion dell'esercito. Ebbene,
Qualche sera fa Facchinetti ha cantato a Castelfranco in questo primo concerto, un concerto molto emozionante, e alla fine di prima serata ci lasceremo proprio con la sua canzone. Nel frattempo vediamone una breve anticipazione. Grande Roby Facchinetti, con l'augurio che Bergamo, come tutte quelle zone che sono state toccate duramente da questa emergenza, possano rinascere in fretta, è il paese che ha bisogno di rinascere e di ripartire in fretta. Ma allora veniamo alla puntata di stasera, al tema, lo vedete, Zaia si può battere, ed è anche il titolo del sondaggio di questa sera, così vediamo che cosa dicono i nostri telespettatori. Due possibilità, sì e no. Lorenzoni, vediamo un po' che cosa dice il pubblico. Poi tra l'altro durante la puntata sentiremo anche che cosa dicono gli altri due competitor, che sono Antonio Guadagnini e Enrico Cappelletti, rispettivamente del Partito dei Veneti e del Movimento 5 Stelle. E a proposito di sondaggi, un sondaggio di Demos, condotto da Diamanti, dice che Zaia è al 56%, poco dietro al Premier Conte. Lorenzoni, una partita in salita? La partenza senz'altro in salita. Oggi Luca Zaia vive una popolarità mediatica, direi, raramente vista nel nostro paese. E sicuramente parte da una posizione molto favorita, però, ripeto, nessuna partita si può dare per conclusa prima di essere giocata. Io credo che fare il sondaggio oggi sia un po' impietoso, nel senso che, voglio dire, se vuole le posso già dire il risultato, però voteremo dopo l'estate, quindi io credo che sia giusto attendere di poter conoscere le proposte che ci sono in campo, conoscere le persone che si spendono per dei progetti alternativi, e sulla base di questo poi i cittadini veneti decideranno. Io credo che la partita si possa giocare e che possono cambiare tante cose da qui a dopo l'estate. Le piace la data del 20-21 settembre? Ma mi sembra una data ragionevole, tenendo conto delle diverse spinte a ritardare per dare la possibilità di riprendere una vita normale, e di anticipare per non continuare questa proroga, che è sempre un congelare, diciamo così, no, le rappresentanze democratiche. Credo che alla fine sia una scelta di buon senso. Non c'è ancora la data, però, perché è stata fissata la finestra, 15 settembre, 15 dicembre. Adesso attendiamo il decreto che possa raggruppare in un'unica giornata tutte le scadenze elettorali che abbiamo a livello comunale, a livello regionale e il referendario. Per cui, ecco, speriamo che rapidamente si possa fissare la data, così si può sapere dov'è l'arrivo e iniziare lo sprint. Ecco, a proposito di data, Fratelli d'Italia, insomma, non è che Zaia ha spinto per votare subito, voleva votare a luglio, eccetera. Fratelli d'Italia, ma anche Forza Italia, dicevano: beh, si può votare più avanti. Ma allora, il ragionamento che ha fatto Fratelli d'Italia era quello legato alla possibilità di fare una campagna elettorale il più serena possibile. È chiaro che agosto è un mese feriale, è un mese anche dove dovremo far muovere un po' di turismo
locale, perché ricordiamoci che il tema economico continua a essere molto pesante. È chiaro che se tu fai solo una campagna elettorale stretta nel tempo, questo non è un esercizio di democrazia. Però io ero d'accordissimo con il presidente Zaia di andare a votare il 26 di luglio. Per il Veneto certamente non cambia, non cambia qui, non cambia a settembre, non cambierà più avanti, perché non è il giudizio solo, mi permetta direttore, degli ultimi mesi di un'emergenza gestita benissimo dal presidente in prima persona. Ma io credo che ci sia il giudizio di 5 anni e i 5 anni precedenti di buona amministrazione. È questo che conferma il risultato di una squadra. Marcato, troppo avanti il voto? No, è una follia, perché dopo mesi di chiusura delle scuole, far ripartire le scuole e dopo 3 giorni richiuderle un'altra volta, perché dobbiamo votare tenendo conto che c'è la sanificazione, per cui il tempo di chiusura non sarà come nelle scorse legislature, nelle scorse votazioni, ma sarà addirittura più lungo. Se questa è la genialata pensata, a me davvero mi viene da chiedere, cioè, qual è l'elemento che fa scaturire scelte come questa. Cioè, serviva davvero richiudere un'altra volta le scuole. Cioè, dopo, ma non potrebbe essere che si va a votare non a scuola ma in altri siti, no? Palestre, capannoni, comunali, con circoscrizioni, eccetera. Le regioni tutte. Tutto si può fare, però è vero che nelle nostre zone gli unici locali che sono capillari, perché ricordo, si va a votare nelle frazioni di paese, non solo nel capoluogo, nelle frazioni di paese. Nelle frazioni di paese le uniche presenze fisiche sono le scuole elementari. E le chiese. Andiamo a votare in chiesa. Perché, no, beh, con sto governo qua, anche dentro un capiteo puoi andare a votare. Cioè, è possibile tutto. La fantasia al potere, d'altronde, insomma, c'è la sinistra. Questa è la fantasia al potere. L'hanno prospettata per anni, finalmente sono arrivati. Ma sarà una campagna elettorale in spiaggia, allora, Marcato? In spiaggia? Col caldo? Non so che tipo di campagna elettorale sarà, perché comunque il Covid non è sparito. Quindi io credo che gli assembramenti non si possano fare. I comizi li facciamo con il distanziometro. Nei mercati ci devi andare con la mascherina, cioè non lo so. Io parlo per me stesso. Io ho sempre fatto campagne elettorali e le faccio ormai da 1000 anni, per me o per altri. Sono campagne elettorali molto fisiche, cioè io ho bisogno del contatto umano per trasmettere un messaggio. Mi togli questo, togli molto della campagna elettorale, per cui non lo so che campagna elettorale sarà. Però tu, per trasmettere un messaggio, hai bisogno di incontrare i cittadini, di stringere la mano, di guardarli negli occhi. Adesso stringere le mani mica facile, è Marcato. Appunto, no? Ma questo fai col gomito adesso, no? Sì, ma è di una tristezza straordinaria. Cioè, non lo so, dovremmo anche capire che tipo di campagna elettorale sarà. Allora, sicuramente non entusiasmante, ecco. Chiamo in causa subito Giulia Principalli, no, come osservatrice. Che campagna, poi entreremo nel merito, no, delle strategie comunicative del presidente uscente, ma che campagna elettorale immagina, che campagna elettorale bisognerà fare secondo lei? Allora, sicuramente sarà una campagna elettorale molto difficile, come hanno già accennato gli altri ospiti, proprio perché uno, c'è poco tempo, due, la normalità non è assolutamente stata ristabilita, e capisco anche Marcato che dice che comunque è difficile sostenere una campagna elettorale senza appunto stare in mezzo alla gente, senza anche banalmente contatto fisico, quindi sicuramente sarà molto difficile. Certo, i nuovi media potranno aiutare, saranno da sfruttare, però ovviamente non è la stessa cosa che non stare tra la gente, fare comizi, conferenze, quello che è, insomma. Quindi sarà sicuramente una campagna difficile, e anche il poco tempo sicuramente non aiuta, se non Zaia, che ha già appunto un'immensa popolarità e un immenso consenso, mentre sarà più difficile più che altro per gli altri candidati farsi conoscere, quindi dovranno davvero adottare nuove strategie per farsi conoscere, appunto. Quindi il consiglio che dà a Zaia è di stare fermo, cioè di non fare niente, che facciano tutto gli altri.
No, sì, no, beh, sicuramente non ha senso stare fermo e non penso neanche lui lo faccia, anche perché sicuramente non ha neanche bisogno di consigli Zaia per quanto riguarda la strategia comunicativa, visto che l'ho studiato proprio perché penso sia abbia una strategia comunicativa estremamente efficace e quindi saprà come fare per raccogliere ulteriore consenso anche alla luce appunto della gestione del coronavirus, che sicuramente giocherà questa carta Zaia durante questa campagna elettorale. Ecco, sottolineiamo Giulia Principalli, no, perché magari il professor Lorenzoni pensa sono accerchiato perché c'ho la Donazzan, ci ho marcato, la Principalli non è una che vota Lega, anzi, no, mi pare che sia spostata più verso Lorenzoni. Come posizione? Assolutamente, assolutamente, anzi mi auguro che Lorenzoni faccia un ottimo risultato, sicuramente, gli auguro in bocca al lupo per queste elezioni. Ma ha fatto bene secondo lei Lorenzoni a candidarsi? Certo, certo che ha fatto bene, qualcuno dovrà pur provare a battere Zaia, anche se ribadisco che la quasi impossibilità almeno a queste elezioni di batterlo, sì, questo è il mio punto di vista da studiosa, diciamo così. Però è giusto provarci sempre, le battaglie bisogna combatterle, quindi io insomma lo sosterrò, quindi insomma spero bene, spero in un ottimo risultato. Lorenzoni, hai già trovato una supporter. Lorenzoni, ma lei... Grazie, ci sentiremo dopo e ci metteremo d'accordo, allora va bene, grazie. Però è interessante. Ha bisogno di uno spin doctor. Assolutamente, c'è bisogno ma di tutto. Lorenzoni, lei non c'è stato un attimo in cui ha detto io faccio un passo indietro? No. Lei non era quello che, insomma, tutto sommato se Crisanti si candidava... Ma no, la battuta su Crisanti non ha mai avuto un minimo di realismo. Cioè, è stata una battuta che un suo collega mi ha messo in bocca e io sono stato al gioco, forse ingenuamente, nel senso che pensavo che fosse talmente fuori dalla realtà che non avrebbe avuto una conseguenza. Invece qualcuno ha pensato, ho detto, potremmo candidare anche Obama, che insomma è una persona che nel mondo democratico ha una sua credibilità, con la stessa tipo di credibilità della proposta. Io i dubbi non ne ho mai avuti, però torno sulla nostra autrice, che è interessante, perché secondo me ha colto un aspetto. Zaia è un influencer ed è diverso da amministrare una regione come il Veneto, cioè grandissimo creatore di consenso, ma come amministratore secondo me poca polpa, perché cosa abbiamo fatto questi 10 anni nel Veneto? E questa è la domanda che io pongo a tutti i cittadini del Veneto, che cosa abbiamo fatto? E questo, facciamo una lista, facciamo anche una... Dite 3 cose che l'amministrazione, le 2 amministrazioni di Zaia hanno fatto negli ultimi 10 anni, fate con i vostri tasti, 1, 2, 3, diteci qualcosa, vediamo cosa dicono i cittadini, perché è veramente questo il problema. Grandissimo influencer, grandissimo creatore di consenso, però come amministrazione secondo me c'è bisogno assolutamente di altro. Ed è per questa ragione che io mi sono messo a disposizione di questo percorso, perché credo di poter portare dei contenuti, insomma. Marcato, allora io devo fermarmi per la pubblicità, riordiniamo le idee e poi riparto da lei. A tra poco. Allora, ripartiamo dal sondaggio, vediamo come sta andando, vediamo Lorenzoni, sì, può battere 7%, no, 93%, ma è ancora lunga. Però, Lorenzoni, riavvolgiamo il nastro prima della pubblicità, che poi sentiamo Marcato sul discorso che ha fatto lei, che diceva, sì, Zaia 10 anni cosa ha fatto? Mm-hmm. Questo praticamente, certo. Dice, mettiamo tre punti e vediamo i veneti che cosa si ricordano di, certo, quello che ha fatto. Marcato, che cosa avete fatto? Ma 3 punti, patrimonio dell'UNESCO, l'area collinare del Prosecco, le Olimpiadi, la miglior sanità del mondo, 3. Ma dopo possiamo andare avanti, lui ne ha chiesti 3, io 3 ne do. E sul tema dell'influencer e del comunicatore, attenzione, perché questo teorema presuppone 2 elementi. Nel caso specifico, sia la scrittrice che Lorenzoni sostengono che non ci sia sostanza, ma che in realtà ci sia solo comunicazione. Allora, due elementi sono necessari perché tutto questo avvenga. 1, che uno sia un venditore di fumo e non abbia fatto nulla. 2, che chi ti ascolta sia un rincoglionito. Questi sono i 2 presupposti per cui si riesce a vendere le famose pentole, no? Ecco, io faccio un po' fatica a pensare che
con un consenso così alto Luca Zaia possa permettersi il lusso di vendere ciò che non ha. E faccio fatica a pensare che i veneti siano così beoti da bersi tutte le balle o le stupidaggini che dice Luca Zaia perché lui le sa porre bene. Secondo me si manca di rispetto fondamentalmente ai veneti in primis. Perché vedete, quando si ha un consenso di questa natura, il consenso non può essere dato dopo dieci anni, perché voglio ricordarvi che noi abbiamo una curva in crescita di consenso. È un caso unico, non so al mondo, ma è un caso sicuramente raro, perché di solito chi governa paga un contraccolpo enorme, è sempre stato così, sia i primi giorni grande entusiasmo, dopodiché il popolo inizia a rumoreggiare, dopo il consenso crolla, a meno che non ci siano situazioni come quella del Covid. Qui abbiamo un presidente che da 20 anni, da quando ha iniziato a fare politica, ogni anno continua a macinare sempre più consenso. Cioè, non vi viene il dubbio che forse Angelica Cabravo? Perché ridurre tutto a una capacità comunicativa da venditore di pentole e ridurre i veneti a un popolo che si beve il venditore di pentole, ripeto, si fa un'offesa a chi invece vota secondo coscienza. Io ho molto rispetto di chi vota, cioè se domani mattina vince Lorenzoni, io non dico i veneti hanno sbagliato, io dico i veneti hanno scelto Lorenzoni, l'avranno fatto secondo coscienza, l'avranno ascoltato, avranno capito che la sua proposta è interessante e l'hanno votato, punto. Io non, anche il discorso delle piazze, se le piazze le riempie la Lega, sono di quattro, come qualcuno li ha definiti, dei sudati, no? Come se il sudore frutto del lavoro facesse schifo. Se invece la piazza la riempiono le sardine o la riempie la sinistra, è fatta di intellettuali. Ragazzi, cioè, tanto insomma, smettiamola di pensare che possa essere milioni di intellettuali, perché non è che basta leggere un libro per essere un intellettuale, come non è che basta avere una laurea per essere un intellettuale. Ecco, intanto sfattiamo sto mito che da una parte che si è intellettuali e che da una parte che si è rincoglionini. Poi insomma io ho sempre rispetto di tutti, le piazze vanno rispettate così come va rispettato il voto, altrimenti, come dire, esacerbiamo una campagna elettorale ancora prima di partire cercando la delegittimazione dell'alleato, del candidato. Io non la delegittimo mai, ho molto rispetto di Lorenzoni come molto rispetto di Guadagnini o del candidato del Movimento 5 Stelle o di chiunque altro possa arrivare avanti, anzi mi diverto pure. Io concepisco poi la politica anche con molta ironia. Adesso prima faceva accenno Lorenzoni quando ha detto potrebbe candidarsi Crisanti, mi non mi pareva vero, mi ha offerto un rigore a porta vuota, però ha usato l'ironia. A me anche la politica violenta che è delegittima non mi piace, non mi piace, la trovo. Poi la gente si stanca anche, perché ripeto, se Luca Zaia dopo tutti questi anni non ha stancato, anzi continua a macinare consenso, è perché le cose le ha fatte. E francamente adesso mi vi domando, ma qualcuno immagina che avrebbe governato meglio questo momento la Moretti, che era la candidata del centro-sinistra? Adesso io ho parlato con qualcuno anche di voi, gli ha detto, signore Benedetto, pa fortuna che era Zaia. Adesso, perché poi sa, tutti siamo dei fenomeni, ma quando poi il gioco si fa duro, i duri cominciano. Lorenzoni, allora ecco, questa lettura, no? No, è una lettura un po' esagerata. Al solito Roberto Marcato tende a esasperare i toni ed è la ragione per cui fa simpatia a tutti, indipendentemente dal fatto che lo votino o meno. Ma io non ho mai detto che non è legittimato Luca Zaia, assolutamente. La gente lo vota e lui riesce a ottenere consenso in una maniera straordinaria. Però torno alle cose, perché dobbiamo poi entrare nel merito se vogliamo capirci. Le Olimpiadi, risultato fantastico. Le Olimpiadi invernali avranno due gare in Veneto, le discese femminili a Cortina. Avranno più gare a Baselga di Pinè di quante ne avranno nel Veneto. Il sindaco di Baselga di Pinè si è fatto un sacco di bae, cioè contentissimo. Tutta la parte velocità sul ghiaccio è a Baselga di Pinè, senza che lui uscisse mai da Baselga. Cioè lei dice che il Veneto ha portato a casa poco. Ma ha portato a casa tutto quanto, il Trentino Alto Adige, Anterselva, il biathlon, fantastico, tutto il fondo, Val di Fiemme, posti bellissimi, ma posti che non sono la regione del Veneto.
Ma io temo che anche Cortina sarà penalizzato, perché la gente starà a Dobbiaco e andrà a fare la gara a Cortina, le due gare femminili peraltro, perché le gare di discesa maschili saranno a Bormio. Cioè, voglio dire, è riuscito a farci contenti del fatto che le Olimpiadi saranno nel Veneto, ma nel Veneto delle Olimpiadi c'è veramente poco. Abbiamo prestato Cortina... Ma no, Roberto, abbiamo prestato Cortina a fare un'operazione turistica in Alto Adige. È un risultato straordinario questo per l'Alto Adige. E infatti la Lega ha vinto a Trento, complimenti, complimenti, perché non aveva mai vinto, gli avete regalato le Olimpiadi e ha vinto a Trento. Però di questo dobbiamo parlare, di cosa ha fatto per il Veneto, perché qui le conseguenze reali sulla nostra economia di questa iniziativa dove saranno? Abbiamo una telefonata, allora. Buonasera, da dove chiama? Pronto? Pronto? Da dove chiama, buonasera? Da Mira. Prego. Prego, la domanda. No, volevo chiedere, siccome ha parlato di Zaia che non ha sugo per fare il suo consenso, no. Volevo chiedere al signore là che... Candidato a Lorenzoni? A Lorenzoni, sì. Volevo sapere cosa lui propone, visto che si sente così spavaldo, diciamo, ecco il discorso. Grazie, grazie, buonasera. Tre proposte. Tre proposte. Allora, decarbonizziamo la nostra economia, facciamo un piano di investimenti reale, serio, concreto per rigenerare i nostri edifici, azzerare le emissioni carboniche dei nostri edifici, far lavorare le nostre imprese, con dei soldi peraltro dello Stato, quindi non serve neanche a mettere i soldi della Regione, ma indirizzando gli investimenti in modo molto molto mirato. Due. Fotovoltaico. Rendiamo la nostra Regione la Regione leader, come è stata negli anni 90 sul fotovoltaico, e facciamo degli investimenti forti sul fotovoltaico. Tre, lavoriamo sull'innovazione. Lavoriamo sull'innovazione, io vengo dall'università. C'è una difficoltà enorme nel creare impresa con i prodotti della conoscenza. I nostri ragazzi vanno all'estero, quasi tutti, i più bravi dei laureati del nostro dipartimento, sono tutti all'estero, perché non trovano un ambiente qui che sia accogliente, che sia stimolante. E questo Roberto Marcato lo sa bene, vanno tutti via, Roberto, non siamo riusciti a creare delle condizioni perché i nostri ragazzi stiano qua. Alza il dito, Marcato. Allora, ma non ci vuole il premio Nobel, non ci vuole neanche i miliardi di euro di investimenti, ci vuole un ambiente in cui si faccia regia e si faccia squadra. Questo può rilanciare la nostra economia in un modo veramente straordinario. Ma in questi 10 anni non abbiamo mai utilizzato i fondi europei per creare... No, li abbiamo usati pochissimo, oddio, ma una difficoltà incredibile. Vabbè, prima Marcato, sentiamo poi... Marcato, poi la Donazan e la Principalli. Marcato, visto che ha alzato il ditino. No, Roberto, non ti sentiamo. Non lo sentiamo più. Roberto, non ti sentiamo. Allora, ecco. Scusate, primo, mi spiace che Lorenzoni non sappia che noi abbiamo approvato praticamente all'unanimità il piano energetico regionale approvato anche dalla sinistra, proprio perché contemplava tutte le cose che sta dicendo, lui. Secondo, fotovoltaico. Io spero che Lorenzoni non pensi ai campi fotovoltaici, no, perché vado io ad abbatterli con l'aratro nottetempo. Terzo, no, innovazione. Prof, santo Dio, 3 anni fa ho presentato a casa tua, nell'aula magna del Bo, con l'apertura del magnifico rettore, ho presentato una innovazione assoluta che si chiama Reti Innovative Regionali. Reti Innovative Regionali, dove noi abbiamo messo a disposizione i fondi europei e fondi regionali per ridurre il gap tra mondo accademico della ricerca e mondo dell'impresa. In questi 3 anni sono stati investiti in ricerca e innovazione dedicata esclusivamente alle imprese, con la collaborazione straordinaria delle nostre università, 70 milioni di euro. 70 milioni di euro per costruire laboratori e fare innovazione e ricerca. E l'abbiamo fatto, presentato al Bo di Padova, perché è stato costruito non... Io ho avuto l'idea e l'ho proposta, ma è stato costruito dall'università, quindi è un piano che rispetta
come dire, le linee strategiche non solo europee. E quindi c'è già tutti i fondi europei. No, no, c'è già. C'è non possiamo già, confondere la ricerca con l'impresa, eh? Qui c'è un po' di idee confuse, Roberto. No, un conto è la ricerca, un conto è l'impresa, sono due cose diverse. Per le imprese, ricerca per le imprese. Quante delle RIR sono attive, Roberto? Tutte. È ricerca per le imprese, ma è l'università che le sta governando queste reti. Allora, prof, se non sei quello che abita a casa tua, aspetto dire da quando mi fa la prima media. L'è bravo, ma non si applica, quindi, prof, studia, santo Dio, è la cosa che mi volevo dire da quando ero boccia. Quindi non sapere ste robe è un po' grave per uno che vuole candidare. No, le so bene Roberto, le so fin troppo bene. No, ma allora perché non è che possiamo raccontare che facciamo le cose. La ricerca non c'entra niente con l'impresa. Ti sto dicendo che è tutta ricerca per le imprese. Ultimo elemento, anche qua, tu dovresti sapere che non è che in Veneto i giovani vanno all'estero e questo non succede negli altri paesi, perché dovresti sapere che i giovani che vanno all'estero italiani sono in egual misura per la Germania, per la Francia e per l'Austria. Casomai è che noi siamo poco attrattivi dei giovani stranieri che vengono qua a studiare, ma la quantità di giovani che va all'estero è la stessa degli altri paesi sviluppati. Non è vero, Roberto, europei. Guarda il rapporto della Fondazione Nord-Est. Leggi il rapporto della Fondazione Nord-Est del 2019. Dati. Fondazione Nord-Est 2019, guardali. Fammi solo dire un'ultima cosa. Ma dire per prendere una telefonata. Su questa narrazione dei cervelli in fuga, pare che ci vuole molto coraggio a rimanere qua e a fare impresa. Perché non pensate che siano tutti cervelli quelli che va all'estero. Che siete dei gran soppe che va all'estero. Anche qua, non è che vanno gli intellettuali a studiare a Londra o a studiare a Bruxelles. Ragazzi, ragazzi bravissimi, intelligenti, intellettuali veri, capaci, che stanno qua, lavorano e fanno impresa. Qui che è amorosa. Roberto, conosco benissimo la situazione, insegno al quinto anno degli ingegneri e ti posso fare una descrizione precisa di quanti stanno qua e di quanti vanno via. Purtroppo, i bravissimi in gran parte vanno via perché hanno delle opportunità migliori. Oh. Li pagano di più. Probabilmente li pagano di più. Ti faccio se sentiamo vuoi anche la Donazzan tra poco su questo, però prendo prima una telefonata. Buonasera, da dove chiama? Buonasera, sono Angela di Vicenza. Prego. Allora, in Veneto purtroppo non abbiamo più bisogno di persone di sinistra che fanno dei ragionamenti all'antica. Abbiamo bisogno di non aiuti, di meno burocrazia e di persone che quello che dicono facciano. Basta fare proclami, miliardi a pioggia e questo e quello. Cioè, sono passati 3 mesi da quando è cominciato il Covid e gli artigiani, commercianti, eccetera, eccetera, hanno visto poco o niente. Quindi questi bravi 4 politici, poi quelli di sinistra sono anche quelli di Vicenza, una vergogna per la città. Quindi va bene, alla politica chiede concretezza, grazie. Donazzan. Ma io credo che sia sulla concretezza che questa squadra di governo, la nostra, ha proprio misurato il suo successo. Perché ai 70 milioni di euro che ricordava il collega legati alla sua area, cioè la innovazione e ricerca con le RIR, io aggiungo i 60 milioni che abbiamo dalla parte, diciamo, del capitale umano, quindi delle mie deleghe, abbiamo destinato proprio alla ricerca applicata per l'impresa. Io ho un tavolo che è quello dei rettori, dove siedono i prorettori dell'università, con loro pianifichiamo tutte le azioni che l'università, attraverso la sua terza missione, che è il trasferimento che deve dare sul territorio, noi con 60 milioni di euro abbiamo finanziato solamente assegni di ricerca che portavano giovani ricercatori dentro le imprese nominali, direttore, quindi vuol dire che la singola impresa poteva, grande o piccola che fosse, elaborare un proprio progetto di ricerca che poi, i cui risultati sarebbero diventati poi un elemento di competitività. Così come ci siamo trovati a dare risposte al mondo dell'impresa quando, soprattutto nei confronti dei giovani, chiedevano i super tecnici. Noi non abbiamo un politecnico così inteso, abbiamo molti politecnici, perché larga parte dell'università
nostre hanno con la regione e con il mondo delle imprese la capacità di programmare, perché noi siamo sempre stati un interlocutore, per cui nascono 10 anni fa gli ITS che oggi hanno un'entrata nel mondo del lavoro del 100% di coloro che vengono diplomati. Vede, noi ci misuriamo con i numeri e questa è la differenza sostanziale, ma io capisco anche Lorenzoni, si approccia la prima volta ad una sfida così impegnativa, al di là del fatto che per me, per rispondere alla domanda, Zaia è imbattibile e merita di essere imbattibile per le tante cose che abbiamo fatto, come dicevo, nel tempo. Ma io dico che i veneti sono tutte persone molto pratiche, vogliono vedere che la politica è in grado di dare risposte vere, non di fare teoremi o teorie. E insieme a questo, tra le cose che dovrebbero essere evidenziate, è il fatto che, caro direttore, noi avevamo la disoccupazione più bassa d'Italia al netto della provincia di Bolzano, chiaramente. Ci giochiamo la leadership con l'Emilia-Romagna. Siamo molto simili come territorio, siamo diametralmente opposti come linea politica. Però, quando tu hai una regione che riesce ad avere una disoccupazione bassissima, quasi fisiologica, fino a prima Covid, adesso vedremo che cosa sta accadendo in questo, è perché ci sono servizi costruiti in 10 anni, perché io ho fatto la riforma del mercato del lavoro del Veneto e degli strumenti, dei servizi per il lavoro, che sono una risposta pratica a una cultura del lavoro che è quella tipica del centrodestra, che non ha assistenzialismo dentro le sue corde, che vuole dare risposte al mondo del lavoro e che soprattutto prende in carico la persona, non per tenerla a casa, girarsi i pollici con un reddito di cittadinanza, ma li spostiamo verso il mondo del lavoro. Direttore, prima di Covid noi avevamo solo 130.000 persone in tutto il Veneto in una ricerca attiva di lavoro. Lei capisce che sono numeri in una terra come la nostra, che ha quasi 5 milioni di abitanti, che ne ha 2 milioni e 700 mila lavoratori dipendenti, che ha una vocazione spinta straordinaria, ma non è solo legata alla società, è legata a un rapporto fecondo tra un certo modo di amministrare e il proprio territorio. Allora io devo fermarmi, Giulia Principalli è sempre lì con noi? Sì, certo. Ecco, riparto da lei per cercare anche di capire, insomma, dal suo punto di vista che cosa può fare la sinistra, il centro-sinistra, per tentare, insomma, la scalata, per imporsi con che metodi e soprattutto con che politica anche di porsi in un Veneto che sappiamo, insomma, è leghizzato ormai da tanto tempo. A tra poco. Rieccoci, allora prendiamo subito una telefonata, poi andiamo a vedere il sondaggio come sta andando. Buonasera, da dove chiama? Buonasera, sono la signora Scalabria Antonia e chiamo da Padova. Buonasera. Volevo rivolgere una parola al signor Arturo, vice sindaco di Padova. Prego. Ma lei pensa esattamente quello che ha detto finché c'era la pubblicità? Che ha detto Zaia, poveretto? Ma lei crede di essere all'altezza, di essere veramente all'altezza di Zaia? Che lei quando ha fatto la prima riunione in consiglio comunale ha detto la minoranza dei minorati e io ero presente? Grazie, beh, non so come abbia fatto sentire, cioè nel senso che non abbiamo mai parlato di Zaia, eravamo qui tutti quanti, quindi vabbè, la signora. La signora mi pare arrabbiata forse perché per qualcos'altro, e non ho parlato di Luca Zaia, verso cui ho il massimo rispetto, voglio dire, non mi sognerei mai di parlarne. Siamo tutti testimoni, no, qui. Non, assolutamente, signora, forse, non so durante la pubblicità cosa lei abbia sentito. E il riferimento che ha fatto invece al Consiglio Comunale l'ha fatto completamente errato, signora. Ha una ricostruzione, può andare a sentirlo perché è tutto quanto disponibile. Io ho fatto solo riferimento, prendendo in giro la minoranza, che anziché stare in Consiglio Comunale era tutta fuori a fare le conferenze stampa e le dirette Facebook. E io ho detto è una rappresentanza minorata, nel senso che non è presente, sono tutti fuori, c'era un solo consigliere di opposizione.
Quindi ci hanno fatto le domande, ci hanno chiesto di rispondere, ho usato questo espediente linguistico, diciamo così. Allora, chiuda la parentesi, andiamo a vedere il sondaggio, regia, vediamo come sta andando. Se no, ci ma sono... non lo faccia più vedere. 70, ah, però, però vede. Un recupero, vede. Le sta recuperando, vede, Lorenzoni. Conta la derivata, conta sì. La derivata, quindi siamo a più decuplicato. È in recupero marcato, siamo in recupero. Siamo in recupero. Oggi che a fine serata vince USA. Allora, Giulia Principalli, che cosa deve fare il centrosinistra in questa campagna elettorale per competere, insomma? Allora, innanzitutto volevo rispondere a una cosa a Marcato. Non volevo assolutamente offendere né i veneti né tantomeno gli elettori di Zaia, semplicemente perché non penso che essere dei bravi comunicatori presupponga avere un pubblico di beoti, anzi, non è assolutamente vero. E penso anche che la comunicazione sia importantissima in politica e anzi spesso sia anche difficile distinguere la comunicazione dalla politica, perché se fai politica e non comunichi e non lo sai comunicare quello che fai e quello che pensi, vuol dire che non sai neanche fare politica. Infatti penso che Zaia, oltre a un ottimo comunicatore, sia anche un ottimo politico. Forse concordo con Lorenzoni che scarseggia un po' dal lato amministrativo, però è anche un ottimo politico, penso. Detto questo, credo anche che lui sia un ottimo politico, perché lui riesce a intercettare delle esigenze, delle domande che effettivamente ci sono da parte degli elettori, da parte della società, e domande che lui riesce a intercettare evidentemente nel modo giusto. E questo penso che manchi e che sia mancato alla sinistra negli ultimi anni, in Veneto anche un po' da sempre. Quindi il consiglio che mi sento di dare alla sinistra, al centro-sinistra in queste elezioni è quello appunto di innanzitutto puntare un po' di più sulla comunicazione, e comunicazione vuol dire semplicemente cercare di intercettare un po' di più, di ascoltare un po' di più le domande che provengono dalla società e anche di porsi in modo diverso, ecco, avere uno stile comunicativo, perché alla fine l'altra forza di Zaia è quella che lui, cioè che i cittadini veneti, anche i cittadini veneti qualunque, passatemi il termine, riescono a identificarsi perfettamente in Zaia, e questo è un punto di forza importantissimo per un politico, forse anche una dote naturale, però ci si può comunque lavorare, quindi investire moltissimo sulla comunicazione, sul cercare appunto di entrare in contatto con le persone, davvero le persone di tutti i giorni, e soprattutto portare delle proposte che siano credibili sia con la propria parte politica, ma sia anche che siano identificabili parte politica, e non troppe proposte innanzitutto, e poche proposte che la gente possa davvero sentire come importanti, i problemi pressanti. Uno sicuramente potrebbe essere, come già Lorenzoni ha già detto, l'ambiente sicuramente, ma anche ad esempio la sanità pubblica, eccetera. Quindi questo penso è il consiglio che mi sento di dare umilmente alla sinistra. Abbiamo qualche problema di linea? No, la Giulia adesso la vedo abbastanza bene. Ecco, un'altra cosa volevo chiedere a Giulia. La gestione di questa emergenza da parte di Zaia, no? Questa conferenza ieri sera, l'altra sera abbiamo fatto il titolo 118 giorni nel bunker, Zaia di 118 giorni nel bunker di Marghera. Ecco, questa è una delle cose che viene maggiormente criticata da parte del centrosinistra, no? Questa continua e forte esposizione mediatica del Presidente. È giusto secondo lei che continui su questa strada? Tornerà indietro come critica, oppure deve comunque fare quello che è il suo lavoro, quindi informare i cittadini? Ecco, io su questo non sono ad esempio d'accordo con la sinistra, se la sinistra ha davvero, non ho sentito delle critiche su questo, però se davvero la sinistra ha criticato Zaia per questo non sono d'accordo, e anzi penso sia deleterio per la sinistra, perché invece come le persone hanno percepito Zaia in questi mesi è proprio di vicinanza e di una persona che sta cercando effettivamente di risolvere i problemi e di avere in mano la situazione, e sicuramente è stato un punto di forza, un ulteriore punto di forza di Zaia, che già appunto già ha un enorme consenso, però nella gestione del coronavirus appunto se l'è giocata molto bene, anche se sicuramente ha influito più che altro il laboratorio di microbiologia di Padova, gli esperti che giustamente Zaia ha scelto di seguire, e poi ovviamente il merito va sicuramente a tutti i dottori e agli infermieri,
principalmente, però secondo me Zaia ha fatto bene, anzi è una nota di merito il fatto che abbia fatto dirette tutti i giorni e che quindi si è mostrato appunto vicino, e secondo me le persone, i cittadini veneti, si sentono sicuramente rassicurati da, da un atteggiamento del genere, quindi non vedo perché bisogna criticare certo. questa Poi sentiamo scena. Lorenzoni su questo, però prima prendo una telefonata. Buonasera, da dove chiama? Sì, buonasera, io sono Alberto e chiamo da Vicenza. Prego. Allora, io sono uno di quei ragazzi che stanno meditando di andare all'estero. Sono un ragazzo di 50 anni, nel senso che ne ho 49. I ragazzi di oggi? Esatto. Io ho due diplomi, ho una laurea, sto quasi, diciamo, sto terminando l'università. Adesso sto cominciando a prendere in mano una cosa per formare una ditta. Mi sono informato, mi hanno chiesto 4.000 euro di notaio, mi hanno chiesto la disponibilità di locali, USL, una valanga di carte. Ho sentito Austria, in una giornata mi fanno tutto. Parliamo di una... di una cosa abbastanza innovativa, è un progetto buono, è una cosa fatta bene. Io ho ristrutturato una casa, ho rimesso a posto le carte, ho fatto due scatole da scarpe di carte per fare un garage. Un garage, non un condominio di 8 appartamenti, un garage. Ho fatto 8 rendering solo per il giardino pensile, solo per fare la ringhiera. Adesso venite a parlare di pannelli fotovoltaici. Io ho 5 più 5 kW di pannelli fotovoltaici sul tetto. Ho solare termico, anzi termodinamico, faccio l'acqua a 150 gradi e con l'acqua a 150 gradi faccio acqua fredda. Il progetto c'è, funziona, è un prototipo. Non lo posso omologare perché per omologarlo l'Italia lasciamo stare. Però io da voi... politici, io ho sentito solo congetture, faremo qualcosa per il fotovoltaico, faremo una deburocratizzazione. Quindi praticamente, abbiamo capito, lei di fatto se ne va per disperazione, no? Se ne vuole andare da questo paese per disperazione, la burocrazia uccide i sogni. Io non me ne voglio andare, io vorrei restare in Italia. Però non mi posso permettere di fare carte su carte per fare un qualcosa. Certo, chiarissimo, grazie. Lorenzoni è marcato e anche Donazzan su questo. Mi pare che il signore abbia perfettamente ragione. Viviamo una situazione difficilissima per chi vuole fare impresa, è assolutamente vero. Ma non solo, cioè, riusciamo a complicare la vita veramente alle persone. Stavo pensando anche il biglietto unico dei trasporti, che è una cosa che non sarebbe difficile da fare, eh? Voglio dire, non è un grosso investimento, semplificherebbe la vita a tutti i cittadini del Veneto. Eppure non si è fatto. Non si è fatto perché implica un lavoro faticoso di collegamento tra le diverse imprese di trasporto del Veneto e con le Ferrovie dello Stato, che è un interlocutore. Questo non si è mai fatto, lo si è detto, si è visto anche un documento nell'autunno scorso che poi è rimasto lì. Ecco, voglio dire, dobbiamo lavorare per semplificare la vita delle persone come l'ascoltatore che ha chiamato, mandando a lavorare concretamente su cose vere, su cose per cui il fare impresa diventi più facile, per quanto sia di competenza della regione, perché poi ci sono delle cose che non sono di competenza certo. della regione, però ecco, sul trasporto per esempio è perfettamente competenza della regione e non si è fatto nulla. Io questo voglio dire. Poi mi lasci dire una cosa, perché ci sono dei messaggi veramente, delle persone che mi aggrediscono verbalmente con delle parole. Io dico a queste persone, aspettate di conoscere le mie idee, chi sono. Io veramente non mi riconosco rispetto alle persone che conosco e con cui interloquisco, di destra, di sinistra, di alto, di basso, con cui ho un rapporto tranquillo e costruttivo, rispetto a chi non mi conosce e mi aggredisce perché mi attribuisce una patente di sinistro che ritiene inaccettabile. Ecco, aspettate. Ma questo non è corretto. No, aspettate di conoscere le mie idee, la proposta che vi andiamo a preparare, e poi valutate. Se poi ritenete che la proposta di Luca Zaia sia migliore, liberissimi e rispetteremo tutti.
Ma non giudicatemi in base a un'idea di sinistrosità che già la parola... Sinistrosi. Sì, voglio dire, siamo un incidente d'auto. No, abbiamo un'idea bella del Veneto, un'idea bella del potere amministrativo. Donna Zanna, allora, sulla burocrazia, effettivamente questo resta il nostro tallone d'Achille. Ed è per questo che dobbiamo andare anche a governare l'Italia. Cioè non possiamo limitarci ad avere bene amministrato il Veneto, perché questo è da solo un dato. Se non sbaglio, non c'era Calderoli che aveva il Ministero della Semplificazione marcato? Un successo. Non è andata come doveva andare? Ma non andrà mai come deve andare. Guardi, se non siamo riusciti ad abbattere anche di poco la burocrazia, in questo periodo io non so che cosa ci riuscirà. Lei si prenda qualsiasi DPCM, qualsiasi decreto rilancio, se lo legga e si renderà conto perfettamente che magari qualche idea interessante c'era anche, ma poi queste norme le scrivono i burocrati. E i burocrati le scrivono in modo tale che nessuno possa essere responsabile e alla fine si ha un ammasso di burocrazia. È una stratificazione amministrativa paurosa che in realtà non fa altro che rendere più pesante la macchina, la macchina amministrativa. Questo è il tema. Però Roberto... Se non ci riusciamo stavolta, quando vuoi riuscirci? Ma Roberto, però è anche vero che in questa situazione tutte le volte che la nostra regione si è messa a scrivere e bene, perché abbiamo un altro approccio, abbiamo portato tutte le altre regioni, pensiamo a quando il Veneto ha voluto anticipare alcune aperture che per il governo, con una forma di alibi, perché ciò che è difficile hanno continuato a rimandarlo, guardate con la scuola cosa sta accadendo, siccome la ritengono una cosa molto difficile da fare, tenuto chiuse le scuole. Quando in Veneto io ho aperto le scuole della formazione professionale, quindi si può fare, si poteva fare. Io ho mandato a scuola i ragazzi delle terze e delle quarte che dovevano preparare la qualifica e il diploma in piena sicurezza, li abbiamo mandati a scuola, i docenti sono andati. Quando noi abbiamo deciso che alcune scadenze erano troppo in là per la nostra economia, pensiamo alla riapertura di parrucchieri, estetiste, abbiamo contestato il termine dei codici Ateco, abbiamo voluto metterci la faccia e la nostra burocrazia, cioè i nostri funzionari, anche noi abbiamo scritto dei testi che poi tutte le regioni italiane, quindi anche quelle di sinistra, hanno preso per portare ad un confronto con Roma. E Roma, in questo caso il governo, perché Roma è una città, ricordiamo, però insomma, per semplificazione, il centro ha dovuto in qualche modo piegarsi, perché era logica la nostra cosa. Allora, cos'è che intendo dire? Intendo dire che si può fare. Abbiamo dimostrato che abbiamo aperto le scuole della formazione professionale e quelle dello Stato no. Il governo non lo sta facendo però. Bravo, no, ma è quello che ti sto dicendo, concordo con te, ma per me non è impossibile, non è impossibile. È che ci sono le persone sbagliate nel posto sbagliato nel momento più difficile per l'Italia. Abbiamo un'altra telefonata, buonasera, da dove chiama? Pronto? C'è più? Gli ha detto Roma e si è cascata. E mi faccia dire un'ultima cosa mentre attendiamo la telefonata, perché prima la dottoressa Principalli diceva Zaia non è un buon amministratore. Secondo me invece è proprio un buon amministratore, cioè il più straordinario degli amministratori. Ma lo dico perché, guardi, io sono quella più vecchia della giunta Zaia. Io ho 10 anni che sto con lui e lui è 10 anni che è il mio presidente, ma io ne ho fatti altri 5 prima. La buona amministrazione del Veneto ti dice che la premialità dei fondi europei è sempre venuta per la regione. Nell'ultima programmazione comunitaria dei miei fondi, cioè il Fondo Sociale Europeo, Capitale Umano, tutti gli investimenti sull'università, l'istruzione, la formazione, più 50 milioni di euro, con noi solo l'Emilia Romagna. A dire che la buona amministrazione parla per numeri, non parla per teoremi, e Luca Zaia è stato principalmente un buon amministratore. Poi, che abbia fiuto politico, lui è stato un buon amministratore, punto di riferimento degli amministratori del territorio. Principalli, ha sentito la puntualizzazione? Sì, no, non sono molto d'accordo, semplicemente perché penso che Zaia, come la maggior parte degli amministratori e dei politici in Veneto, scelga di, diciamo così, di amministrare l'esistente, perché alla fine è questo che premia spesso la subcultura politica che c'è in Veneto, il fatto di lasciar fare quello che c'è. La secondo me invece manca, ho capito, proprio una seria mi scusi, dottoressa, scusi, ha detto subcultura? Sì. Perché?
ma è questo ti dicevo prima, Elena. Cioè, no, loro sono intendo un concetto politologico, è la subcultura territoriale. È una sorta di cultura territoriale specifica di un territorio in contrasto alla cultura, diciamo così, a livello nazionale. Sì, è un intellettualoide, teoretica. Che è di prospettiva, quella nazionale è di prospettiva, vero? Di lungimiranza, di prospettiva, no. Di strategia, vero? Beh, però, è una subcultura, la subcultura, vabbè, andatevi a leggere un po' di libri di scienza politica, poi ne riparliamo insieme. Certo, poi ci darà il voto lei, dottoressa, Roberto, siamo stati bocciati, per fortuna che ci sono i veneti che ci giudicano. A questa contrapposizione però Italia-Veneto. Beh, dopo ci arriviamo alle contrapposizioni Lega Fratelli d'Italia, perché ci sono, poi ci sono. Questa contrapposizione, gli unici soldi che sono arrivati al Comune di Padova sono arrivati dal governo nazionale, quelli nell'emergenza, per l'emergenza proprio alimentare, quelli per la scuola. Amministrazione comunale. Non abbiamo ricevuto un euro dalla regione. Ma non so. No, tutte le politiche sociali con come le fate? Mi riferisco all'emergenza, alla gestione dell'emergenza. Con la gestione dell'emergenza, qui tanto a parlare male del governo nazionale, ma stiamo scherzando, non avessimo avuto quel supporto dal governo nazionale, che per il comune di Padova sono stati alcuni milioni, 4,6. Guarda che il tuo sindaco Giordani che si è incazzato a morte col governo, perché non arriva Ischei, Lorenzoni. No, Eserivai, Roberto, Eserivai, perché certo... No, ma il tuo sindaco si è incazzato col governo, no? Non ha marcato Zaia. Però ce li hanno dati dopo. A Zaia abbiamo chiesto, non si arriva a niente. No, perché dopo pare che Zaia salva il mondo, ma non ha mandato un euro non è arrivato per l'emergenza. Grazie, siamo riconoscenti come amministratori locali. Mi sembra un po' subcultura, però. Mi sembra un po' subcultura. Hai capito il significato che dava la dottoressa? Dai, siamo stati rimandati. Non prendertela, non fare il permaloso, non sei tipo da fare il permaloso. No, guarda, a me non piace, guarda, proprio te lo dico, non sopporto la supponenza quando si sta parlando. C'è la presunzione che chi ti sta davanti sia un ignorante, sia un impreparato. È rivolto alla Principalli questo, sì, però. Siccome la Principalli non mi conosce, non sa la mia storia, non sa cosa ho fatto, cosa non ho fatto, non si può permettere il lusso di giudicarmi. Il prossimo libro lo fa su di te, Roberto. Ma non mi interessa, ma figurati, io ne ho scritti vivendo i libri, io non ho problemi e non ho neanche timore reverenziale nei confronti di nessuno. E scusatemi, non è che adesso uno scrive un libro su Zaia automaticamente diventa l'intellettuale di riferimento della cultura mondiale, ragazzi. Ma non credo volesse riferirsi a questo, dai Roberto, lo sai benissimo. Ma è sempre questo atteggiamento che, guarda, ve lo dico, visto che parliamo di comunicazione, a livello di comunicazione questo atteggiamento non paga. Non paga, perché, ripeto, io rappresento, a differenza della dottoressa, io rappresento migliaia e migliaia di elettori che mi hanno votato, e quindi evidentemente se mi hanno votato hanno fatto una scelta. Questo atteggiamento per cui vatti a leggere un po' di libri, no, facendo passare che non ho... Ma lei sa quanti libri ho letto io di politica, Roberto, o di scienza della politica? Dai. Si pensa che subcultura politica sia un insulto? Cioè, non so cosa... Come Beh, sì, nel suo, nella sua accezione lo è, dottoressa. Io ho trovato suggestivo il fatto che lei dicesse che la subcultura si intende un tema territoriale rispetto a un tema nazionale. Radicata nei secoli in un territorio, come c'è la subcultura in Emilia e anche in Toscana. Sono le tre subculture importanti in Italia. Era una cosa storica, non era assolutamente un insulto. E Sardegna. Io invece la pubblicità non la posso mettere sub, ma devo lanciarla. A tra poco. Rieccoci, allora ripartiamo da una telefonata. Buonasera, da dove chiama? Io chiamo da Vicenza, buonasera a voi, prego. E a tutto il pubblico che è presente, la signora Giulia e la signora Donatan, perché lei è il nome più bello del mondo, come la mia povera mamma Elena. Vabbè, veniamo alla domanda, va, grazie. Allora, io mi domando, come fa a criticare Zaia, che non è il mio partito? Come fate voi a criticare Zaia?
Zaia è l'unica persona, sinceramente, attualmente, che ha fatto vedere qualcosa di concreto nel Veneto. Ad esempio, perché, una cosa che secondo lei è concreta, fatta da Zaia, qual è? Per dirle, anche le scuole che sono state fatte, che sono state aperte, le app dance, cose varie. Cioè, come si fa? Cioè, lei dice, di fronte all'emergenza ha fatto degli interventi che prima che li facesse il governo, questo intende dire? Esatto. Va bene, cioè, grazie, abbiamo capito. Ha visto Lorenzoni, dice, cioè, la gente coglie aspetti. Ma è interessante perché, anche riprendo quello che diceva prima la consigliera Donazzà, che il Veneto ha fatto scuola anche con le altre regioni. È curioso che una delle delibere della giunta regionale sia uscita addirittura con il nome della regione Emilia-Romagna, perché la giunta regionale del Veneto aveva preso pari pari quella dell'Emilia-Romagna e copia e incolla è rimasto dentro il nome Emilia-Romagna in una delle delibere della giunta della regione del Veneto, cose che succedono, voglio dire, perché collaboriamo nella concitazione. Lorenzo, sì, però avete noi collaboriamo copiato molto, è un problema, però problema, ecco, non raccontiamo problema, no, guardi, posso finire? Scusi, se l'ho interrotta. Grazie. Prego. Non raccontiamo che il Veneto ha fatto scuola e gli altri hanno ordinatamente seguito, perché c'è stata una collaborazione in cui, ecco, questo esempio è stato abbastanza eclatante, voglio dire, dopo come io ho dato spalla a Marcato in qualche occasione, ecco, in quell'occasione lì, voglio dire, la giunta regionale ha dovuto subire l'ironia di tutti quanti. Per cui, ecco, facciamo un racconto anche reale di quello che è successo, come questa gestione straordinaria da parte del Presidente. All'inizio ha avuto una comunicazione veramente a corrente alternata, apri, chiudi, sì, no, torna indietro, cioè è stato veramente un periodo, poi ha dato fiducia agli scienziati che gli davano degli input e la cosa è andata bene, però dobbiamo raccontarla come è andata, non fare un'elegia, andare a raccontare tutto bello, abbiamo guidato l'Italia, abbiamo guidato cosa? Abbiamo fatto parte di un processo, va benissimo. Non è così. Non è proprio così. Prego Roberto, poi anch'io vorrei dire una cosa. No, non è così, per un semplice motivo, perché l'ha detto già anche la Principali prima, che in realtà il successo della gestione sociosanitaria del Veneto non è dovuto a Luca Zaia e alla sua amministrazione, ma alla capacità dei medici, del sistema sociosanitario del nostro territorio. E quindi voi mi state dicendo che in Lombardia, in Emilia Romagna, Abbiamo bloccato. Aggiungo io, vado, perché tanto penso che sia esattamente quello che volevo dire. O in altre regioni sia stata la stessa cosa? No, noi è da 10 anni che investiamo in riorganizzazione, valorizzazione delle competenze, abbiamo investito molto sui primariati, sulla gestione della dirigenza, abbiamo voluto... Lorenzoni sorride. I primari. Ma guardi, io credo che i numeri siano evidenti. I numeri, guardiamo quanti medici abbiamo lasciato. Abbiamo sostenuto la medicina del territorio, questa nostra regione ha tra le proprie eccellenze, perché vengono tutti a curarsi qui, non può essere che la regione che ha la competenza principale, perché su 11 miliardi e mezzo di bilancio, oltre 9 sono di sanità, nessuna responsabilità nella sanità, no? Così e funziona così è perché c'è la guida della regione del Veneto che ha dato indicazioni ben precise, perché sennò i medici sono bravi dappertutto. Se fosse vero quello che diceva la Principali e quello che diceva Lorenzoni, allora vuol dire che nelle altre regioni i medici sono dei ricoglioniti. È così, esatto. E cioè, ragazzi, ma non è che ogni volta potete dire di no. Scusate, allora qui funziona perché i medici sono bravi. Allora, nelle altre regioni dove non ha funzionato, i medici non sono bravi. No, noi abbiamo una storia. Non ci dà merito invece i Bonaccini. No, ragazzi, mettiamoci d'accordo. Quando un sistema funziona, c'è chi gestisce il sistema, e cioè la politica, e poi ci sono i tecnici. Un sistema per funzionare deve avere chi è in grado di fare scelte giuste e coraggiose, e deve avere anche dei collaboratori tecnici all'altezza, ok? Perché altrimenti il sistema non funziona, non esiste un sistema, e qua lo dicono anche dei libri, pensate un po' voi,
Non esistono i sistemi politici dove chi decide è rimbambito e chi sta sotto è bravo o viceversa. Il sistema funziona quando i due elementi sono entrambi positivi. E questa è la verità. Principalli, cosa Zaia dice lei? Ha preso delle decisioni giuste, ok? E il sistema Veneto è un sistema forte, perché il fatto di essere la regione che per quanto riguarda la sanità pubblica ha il tasso di sanità pubblica più alto d'Italia, evidentemente è stata la scelta che ha pagato. Il fatto di avere le terapie intensive tutte quante pubbliche evidentemente ha pagato. Il fatto di avere in ogni provincia un centro per le malattie infettive e averlo da anni evidentemente ha pagato. Cioè, ragazzi, queste sono scelte politiche. Il fatto di avere le malattie infettive in ogni provincia è una scelta politica, di strategia sanitaria politica, non del medico di turno. Principali, cosa dice su questo? Allora, concorda? Io prima ho detto concordo in parte, nel senso è vero che Zaia ha gestito bene l'emergenza del coronavirus, sicuramente anche appunto circondandosi di esperti come Crisanti, che voglio dire penso abbiano fatto la differenza anche rispetto ad altre regioni. Detto questo, ad esempio, per fare l'esempio più semplice con la Lombardia, lì c'è una sanità che è stata negli ultimi anni privatizzata. Ma a me sembra che, nonostante i tentativi di Zaia verso una privatizzazione, non siano riusciti. Però la tendenza dei governi della Lega in tutte le regioni... Ma i tentativi di cosa? Ma dottoressa, ma che dice? Ma quali sono i tentativi di privatizzazione? Chi l'avrebbe impedita la privatizzazione in Veneto? Chi l'avrebbe impedita? Me lo può dire? Il tempo, Roberto, te lo dico io. Il tempo. Infermieri, ad esempio. No, ho fatto una domanda precisa. Lei ha detto che nonostante il tentativo di Luca Zaia di privatizzare la sanità, non c'è riuscito, perché qualcuno l'ha impedito. Mi può dire chi sono questi che hanno impedito la privatizzazione della sanità, visto che è una competenza regionale? E quindi della giunta regionale? Falliti. Ho detto tentativi falliti, ma il disegno di andare verso una privatizzazione della sanità. Mi scusi. La gestione e la programmazione sociosanitaria è di competenza della regione, quindi di Luca Zaia e della sua giunta. La decisione di avere una sanità pubblica o privata è una decisione della giunta e di Luca Zaia. Certo. Quindi se lui avesse voluto, infatti, oggi noi avremmo una sanità. Infatti in questi ultimi anni è aumentata la sanità privata in Veneto, molto meno che in Lombardia, grazie a Dio. No, molto meno che nelle altre regioni d'Italia. Grazie a Dio ancora a livelli della Lombardia. Lei non ha i dati, no. E le regalerò un libro che spiega questo. Noi abbiamo la sanità privata più bassa di Italia. Diciamo le cose come stanno, non raccontiamo le storie alle persone perché dopo ci credono. Noi abbiamo ridotto i posti nella sanità pubblica e aumentato quelli nella sanità privata negli ultimi 10 anni. Ma che il modello lombardo fosse Guarda preso a riferimento... Hai già preso un granchio una volta su roba qua, dicendo una balla grande come una casa. Non è vero, e tra Roberto. L'altro l'hai detta anche mentre stavano morendo i veneti, e io ti ho anche detto di vergognarti, perché speculare sulla morte dei veneti io l'ho trovato di uno squallore. Guarda, non credo di aver speculato sulla morte di nessuno. Una figura di genere. Ecco, io ti invito a non dire un'altra vaccata. Non ho speculato su nessuno e ti invito a non interrompermi come non ti interrompo io quando parli, perché è brutto, è proprio antipatico. Dopo non ti votano più, Roberto. Allora, rispetta e parliamo, se no, ecco, che il modello lombardo fosse preso a riferimento dal Veneto, ma basta andare a leggere quello che è stato scritto dai documenti della politica regionale fino all'autunno scorso, il modello lombardo. Ma voglio dire, ci avete fatto una testa così con il modello sanitario lombardo? Tu stai mentendo adesso. Mi devi citare il documento dove noi diciamo che vogliamo il modello lombardo. Mi devi portare il documento. Va bene, dammi il tempo di darti il documento. Te lo porto. Ah no, non ce l'ho qua. Nel frattempo, voglio dire, tu non hai letto libri. Ma nel frattempo, prendi una telefonata, se è ancora sotto. Buonasera, da dove chiama? Sì, buonasera, sono in linea. Sì, da dove chiama? Buonasera. Io chiamo da Vicenza. Prego. Io volevo dire, stavo seguendo, buonasera a tutti intanto, stavo seguendo Lorenzoni, ma il problema che vedo io, cioè, Lorenzoni può essere una grande, brava persona perché non l'abbiamo testato, non sappiamo come si può comportare, Zaia che ci ha comportato molto bene,
per quello che dicono, per quello che si vede, però prima di gestire una cosa dobbiamo gestire, io penso, la cosa del governo che non funziona, perché il suo partito noi l'abbiamo votato, lui è comandato da un padrone, un capo che è il PD, e perciò è inutile che ci prometta tante cose e poi c'è chi tira i fili. Perciò non andiamo a nessuna parte finché cosa? Tanto bravo Lorenzoni, sarà bravo, vedremo se prenderà i voti, però quello resto, io sono 30 anni che faccio imprenditore, gli ultimi 10 anni, le dico la verità, chi se ne va, tanto di cappello, perché in questo paese... Grazie. È lo sbando. Grazie Lorenzoni. No, ci tengo a dire, io non ho nessun partito, non so quale sia il mio partito. Ma il PD la sostiene, il PD mi sostiene, ma voglio dire, ma mi sostengono anche tante persone di destra. A Padova? Assolutamente. Non lo so. Andate a fare l'analisi del voto a Padova e andate a vedere, nel senso che io non mi sento un'appartenenza di nessun tipo. Penso di avere delle idee che hanno trovato casa, diciamo così, più nella parte democratica che non nella parte destra dello schieramento politico. Però ecco, io non rispondo a nessuno, Io patichiari con il Partito Democratico, verso cui ho rispetto. Lo sanno loro che tu lo rispondi a loro. Ma certo, Roberto, io non è che ho... No, io non... non credo di avere la libertà, ma ho anche la serenità. No, saranno felici gli elettori del PD sapere chi ha un candidato che non le frega niente del suo voto. Ma non avevo detto questo, Roberto, non ho detto questo. Ho detto che abbiamo... Non rispondi a loro, ma scusami, se hai un partito che ti sostiene, adesso, non posso mica dire, non me ne frega niente dei partiti che mi sostengono. Roberto, non mettermi parole che non ho detto. No, ho detto che io ho tutta la libertà di gestire le cose. Abbiamo un programma. Non rispondi al Partito Democratico. Cioè, ragazzi, non sono iscritto, il partito che ti sostiene è il partito di maggioranza relativa, il tuo socio di maggioranza relativa nella tua compagine, non rispondi al Partito Democratico. Ma scusa, Elena Donazzà risponde alla Lega? No. Elena Donazzà risponde alla Lega? Non è che lei risponde, no. Lei non è mica candidata, non è candidata della Lega, ma il presidente Zaia deve tener conto. Deve rispondere a Fratelli d'Italia. Ma deve tenere conto da loro, e agli elettori. Ma io rispondo al Partito Democratico in una interlocuzione libera, ma non sono un burattino del Partito Democratico, come ci voleva far credere l'ascoltatore. Guarda che io non penso di te che tu non sia un burattino. Appunto, ci tenevo solo a dire che non sono iscritto al Partito Democratico, con cui io ho una relazione tranquilla. Vabbè, Lorenzoni quindi ha sottolineato, diciamo, ha evidenziato che non è del Partito Democratico. L'operazione che stiamo facendo è proprio questa, è una coalizione di grande apertura, e il Partito Democratico ha fatto un investimento su di me proprio per aprirsi alle idee più che alle appartenenze politiche. Io credo che questa sia una cosa importante. Avevi ancora detto che non ti rispondevi a loro? Se no te vedevi lì, chi te sosteneva? Ci sono delle logiche nuove, Roberto, che non sono quelle della politica tradizionale, che io credo che possano portare della novità in Veneto molto bella. Benvenga, guarda, su questo... guarda, su questo... Alle prossime elezioni verrai con me anche tu. Tutto quello che è novità a me piace moltissimo, in politica, guarda, va benissimo. Giulia, prima di andare in pubblicità, ecco, l'elettorato di centrosinistra, oppure, anzi meglio, chi non è del centrosinistra, riesce a vedere Lorenzoni scollegato dal Partito Democratico? Probabilmente sì, insomma, io mi auguro che un elettorato magari indeciso o non già incanalato in un'area politica possa andare oltre e ascoltare appunto le proposte, le idee di Lorenzoni, posto appunto che Lorenzoni non è un iscritto del PD e a Padova ad esempio rappresenta una bellissima esperienza civica che non è appunto collegata col PD, quindi io penso che possa rappresentare anche qualcosa oltre al centro-sinistra. Un po' come ha fatto il presidente dell'Emilia-Romagna, no? Alle ultime elezioni, Bonaccini, che insomma non compariva mai con il però simbolo del Partito PD, Democratico. Lui veniva dal PD, è un'operazione diversa. Bonaccini ha volutamente oscurato il PD, pur essendo un membro autorevole del Partito Democratico, è vero. Quella era una tragicommedia, ragazzi. Questo è vero. Devo fermarmi ancora. Con la scritta Lega sulla fronte. Devo fermarmi ancora perché poi sappiamo che non c'è soltanto Lorenzoni, ma ci sono anche altri candidati, c'è il Movimento 5 Stelle. Non potevate unirvi col Movimento 5 Stelle? Le porte sono sempre aperte ancora adesso, ho avuto un'interlocuzione anche molto vicina, poi le scelte si sono gestite a livello nazionale possono, diciamo così, interferire con le dinamiche locali. Quindi lei locali. Chiede a Cappelletti di fare un passo indietro?
Ma se il Movimento 5 Stelle vuole unirsi alla nostra coalizione, visto che i temi su cui lavoriamo sono molto simili, benvenuti. Mi fermo per qualche istante, a tra poco. Allora, ripartiamo dal sondaggio, Lorenzoni, vediamo se è salito. 30%! Un successo. 30%, 70-30 stasera, cioè questo è una cosa parziale, quindi insomma. Un terzo delle possibilità di base. Pensava peggio, direi, vero? No, sì, perché non si sa mai, voglio dire uno. Sì. E invece un terzo delle possibilità e la partita si gioca, la partita si gioca. Abbiamo una telefonata, buonasera, da dove chiama? Sì, buonasera direttore, chiamo da Adano. Ah, buonasera. Allora, sì, buonasera. Allora, prima di tutto io sono un siciliano, dove da 20 anni che sono nel Veneto, orgoglioso di essere nel Veneto, ho sempre votato la Lega e continuerò a votare Zaia, perché è stato un grande. Zaia è un grande, politico e di tutto. Saluto anche all'amico nostro Maccato, perché amo anche lui, perché sono peggio di un leghista, molto peggio, anzi loro sono troppo buone. La domanda, veniamo alla domanda che no, abbiamo... La domanda appunto è tuttora naturalmente anche lavoro in hotel e tuttora non arrivano neanche i soldi, da mesi di gennaio che non prendiamo un centesimo, grazie al governo Conte che ha promesso e non ha fatto nulla. Spero che questo governo se ne vada il più possibile a casa. Grazie, abbiamo capito il problema, Assessore Donazzan. Ma questo è un grave problema, in effetti si smontano tutti i proclami di questo governo che appare così distante anche nella gestione dei problemi veri della gente, perché quando si è sospesi dal lavoro e ti viene detto tra 30 giorni pagheremo la cassa integrazione, e questi soldi non arrivano a famiglie che non hanno di che vivere, dalla disperazione può diventare rabbia, direttore, questo non è accettabile, perché non è accettabile che si sia raccontata una grande bugia. Non si può scherzare sugli ammortizzatori sociali o sulla gestione dell'emergenza, della sopravvivenza delle persone. Di oggi la storia di quel pensionato che è stato colto povero a rubare della pasta, si è messo a piangere, ha chiesto scusa, ha detto la mia pensione non mi permette di sopravvivere perché con una famiglia a carico. Allora vede che tutte le cose che poi si raccontano si schiantano sui problemi veri della gente. E quindi non puoi fare delle teorie, dei proclami, le passerelle a Villa Panfili, ascoltare, far finta di ascoltare, prenderti 450 esperti, non produrre neanche un documento per far ripartire la scuola. Perché poi i problemi veri la gente li fa pagare. Lorenzoni, lei pensa che potrà pagare questi sbagli del governo, cioè effettivamente quello della cassa integrazione, cioè c'è tanta gente che sta ancora soffrendo in questo momento per... Sì, c'è una sofferenza grande, ma perché abbiamo vissuto un arresto dell'economia che non era mai successo, credo, nella storia. Io guardo i consumi elettrici, sono abituato da anni a seguire, e la riduzione dei consumi elettrici è addirittura superiore a quella della Seconda Guerra Mondiale, una cosa incredibile, veramente mai vista prima. Però secondo me, voglio dire, il signore Di Abano diceva siamo fermi e l'area termale è oggettivamente in grande sofferenza, sta pagando un prezzo alto, però tutto sommato, voglio dire, la cassa integrazione è arrivata a gran parte delle persone, mi pare il 97% delle persone hanno ricevuto. E che per la burocrazia italiana, che conosciamo come dicevamo anche prima, è comunque un risultato importante. Cioè dobbiamo guardare. Sono arrivati sempre i primi mesi, Lorenzo, correggo solo perché sono arrivati i primi mesi. Marzo, il tema che mi riguarda. Sì, marzo, il tema che mi riguarda. È arrivato solo il primo mese, è pagato due mesi dopo. Certo. Poi hanno rivisto con l'ultimo decreto rilancio, hanno rivisto le procedure perché erano un fallimento oggettivo, hanno promesso che sarebbero arrivati i soldi in 30 giorni, non sono arrivati, cioè, lo dico anche per lei perché altrimenti dice e in una molti cosa casi diversa. Hanno pagato le imprese anche, Lorenzo. Anticipato la cassa integrazione. Però voglio dire,
rispetto all'amministrazione statale che conosciamo con tutte le lentezze e le difficoltà che ha, c'è stata una risposta che secondo me è stata ma no, rapida, è stato un disastro. Non è stato un disastro, io non ritengo questo, cioè poteva essere meglio, certo che poteva essere meglio, sì, ma allora guardiamo la regione, sulle competenze della regione, ha fatto qualcosa per le imprese del termalismo, per andare dal signore siciliano, leghista siciliano, ha fatto qualcosa? Sì, niente, non c'è una linea di credito, non c'è il Veneto Sviluppo. Prego Roberto, prego. Guarda, è imbarazzante l'ignoranza che dimostri su questi temi, è davvero imbarazzante. E dimmi cosa avete fatto Roberto. Caro Arturo Lorenzoni, abbiamo presentato un piano di investimenti di oltre 500 milioni di euro, l'abbiamo presentato 2 settimane fa, sì. Dove l'abbiamo scomposto in due parti, una parte che riguarda il credito e una parte che riguarda invece le risorse a fondo perduto. Siamo partiti, abbiamo approvato in giunta, c'era anche la Elena, il primo provvedimento di 20,6 milioni di euro dedicati alle attività che sono rimaste chiuse durante il lockdown, esatto. Ristoranti, bar, servizi alla persona, dove diamo risorse cash a fondo perduto. E abbiamo fatto due interventi, il primo di 30 milioni di euro per dare credito alle aziende, per prestiti da 5 a 50 mila euro, a tasso zero. Quanti ne avete dati finora, Roberto? Dai. Finora, quanto avete fatto finora? Vedi, ma hai fatto confronto con l'Emilia Romagna? Hai fatto confronto con l'Emilia Romagna? Sì. È imbarazzante? No, ecco, è imbarazzante il fatto che tu non sappia. Ho visto il piano da 500 milioni. Che il piano dell'Emilia Romagna, sai cosa hanno messo l'Emilia Romagna? Hanno messo tutti gli investimenti nelle infrastrutture. Esatto. Hanno messo tutti i soldi. Non solo, hanno messo anche molto di più. Dei 3 anni. Hanno messo anche molto di più. No. E li hanno messi subito. Non hanno messo le ragioni. No. Hanno fatto l'elenco. Non hanno messo risorse fresche, hanno fatto. Ma stai scherzando, le hanno messe le risorse fresche. Guarda sulle. Vabbè, sulle... Guardi Lorenzoni, ma. Guarda, ti do un consiglio. Siccome noi ci troveremo in campagna elettorale, sì. Per piacere, studi. Preparati. Perché guarda, io no, sono Roberto, è ora di smetterla di raccontare male alla gente. Di dire che avete messo 500 milioni, stai raccontando. Ma non possiamo prendere in giro le persone. 500 milioni ha messo la Regione Veneto. Ma di cosa stiamo parlando? Di 500 milioni. Noi abbiamo messo 300 milioni noi e oltre 200 milioni vengono messi fra banche e privati e Stato. Perché per esempio noi abbiamo messo non sto qua a fare discorsi tecnici che non interessano a nessuno, ma nella sezione speciale ovviamente fatta dal Medio Credito Centrale. L'abbiamo fatta noi in Veneto, la sezione speciale del Veneto, abbiamo messo 21 milioni. E il MISE, il Ministero, ne mette 75. Chi non te ne frega dove chi arriva? Questa è l'operazione che abbiamo fatto noi. Quindi sono oltre 90 milioni di accesso. Forse Lorenzoni vuol dire quando arrivano questi soldi. Sì, appunto, probabilmente finora, questo. Il problema del signore di Abano è che l'albergo è chiuso. Però ragazzi, Lorenzoni, no. Se posso Roberto, il problema è che... È provata la delibera, cioè, ragazzi, sì, ma mi discutere con Rico, tutto che ti dica. Sì, ma Roberto, 2 settimane fa l'avete fatto, quando ma non il potevamo problema. Farlo prima, no, Lorenzoni. Non si poteva, l'Emilia Romagna l'ha fatta 2 mesi prima, ma loro... Ma Lorenzoni, va l'esate, Cartea, ha messo il triennale delle opere pubbliche, per far muccio. Non ha messo solo le opere pubbliche. Ha messo il triennale delle opere pubbliche, per far muccio, dai, Nemoa. Ascolta, so che amico, come che si fa questa roba qua? Anch'io ero in grado, che dicevo alla collega delle infrastrutture, ascolta, buttiamo dentro il triennale delle opere pubbliche, buttiamo dentro la Pedemontana, miliardi di investimenti. Cosa vuol dire? Cosa c'entra questo con l'aiuto alle imprese? L'Emilia Romagna, nell'elenco, ha messo questa cosa qua, guarda, lo trovi, perché vai su. Ha messo anche quella roba là, ma non solo, Roberto, e tu mi metti 75 milioni del governo e dopo spari addosso al governo, bah, fantastico. No. Principalli, vabbè, sì, eccomi qua. Principalli, come la vede questa sfida? Lorenzoni, questa sera purtroppo per questione di tempo non riusciamo a sentire Guadagnini e Cappelletti, li sentiremo nelle prossime serate. Come vede questa sfida finale? C'è bella, molto da lavorare. Che cosa consiglia Lorenzoni?
Bella impegnativa questa sfida. Lorenzoni si è trovato un po' in una brutta situazione. Però no, per te gli scherzi. No, basta non raccontare balle. Guarda che se ti abbandona anche a Principali a Sefinia, Arturo. No, assolutamente. Però riconosco la difficoltà dell'impresa di sfidare Zaia. E comunque no, io penso appunto che debba continuare a portare le sue proposte, le sue idee, che sono secondo me vincenti, e soprattutto a puntare sull'ambiente che invece in Veneto, diciamo, è una delle regioni più partoriate. Una domanda, Principali, immagino che tutti vorranno sfidare a un confronto pubblico il governatore del Veneto Zaia, ma secondo lei, che ha studiato anche il fenomeno Zaia, no? Zaia sì, l'influencer, alla fine farebbe bene un confronto ai candidati che sfidano il presidente? Rischiano di più a sfidarlo in pubblico? No, secondo me potrebbero sfidarlo pubblicamente a un confronto, anche perché se c'è una cosa che ho notato di Zaia è che è un gran bravo comunicatore, però spesso evita i confronti e spesso quando lo invitano nelle trasmissioni lui è sempre da solo, quindi probabilmente un po' di sana competizione in campagna elettorale gli farà bene anche a lui, perché ho notato che cerca sempre di evitare il confronto aperto con l'altra parte politica, quindi forse non ha proprio solo lati positivi da mostrare, ecco. Marcato, questa sera purtroppo non ce la facciamo neanche a parlare di quello che sarà il futuro del centrodestra, no? Perché non si sa ancora dedichiamoci la puntata? Dedichiamo la prossima puntata, un'altra puntata, perché insomma c'è baruffa nell'aria, no? Soprattutto sul documento. Era un profumo poco gradevole. Sul documento dell'autonomia. Zaia vuole che venga sottoscritto da tutti, ma comunque ci sarà tempo. Allora noi ci salutiamo. Saluto Roberto Marcato, saluto Giulia Principali, saluto anche Arturo Lorenzoni e la Elena Donazzan, perché ci lasciamo con la musica di Roby Facchinetti, con la sua canzone Rinascerò, Rinascerai, dedicata alla sua città Bergamo, una canzone che è stata presentata qualche giorno fa a Castelfranco sotto la direzione del maestro Diego Basso, che ha diretto l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, una canzone molto emozionante che ha significato anche il ritorno della musica, anche se davanti a non un grande pubblico, però intanto l'importante è cominciare. Ci lasciamo allora con questa canzone di Roby Facchinetti. Noi ci vediamo lunedì sera. Arrivederci. Torneremo a rivedere le stelle.